No, vedete, il problema appunto del cristianesimo nella sua società è un problema che purtroppo la società occidentale, quella europea, se lo trascina come una palla al piede da 2000 anni. Ma questo problema purtroppo non è un problema storico, antropologico o da facoltà, è un problema quotidiano. Pensate che una recente inchiesta è stata fatta un'inchiesta all'interno dell'esercito americano, quello che è dell'unica superpotenza ancora presente. Allora, i cappellani dell'Accademia dell'Aeronautica dichiarano chi non è cristiano rinato brucerà all'inferno. E questo lo insegnano in un'Accademia dell'Aeronautica americana. Sicuramente quando questo pilota andrà a bombardare non si preoccuperà degli effetti collaterali, perché se non è cristiano rinato brucerà all'inferno, perciò lui gli anticipa soltanto un qualcosa, gli dà un assaggio. Un generale americano dice: ricevo ordini dall'Altissimo. Ed è un generale dell'esercito più Sì, una potente del volta mondo. li chiudevano in manicomio, adesso riceve ordine dall'Altissimo, vabbè che tanto. E il Corriere della Sera dice: gli evangelici e la conquista delle forze armate, il bene è con noi. Pensate appunto cosa significa abituare della gente che si troverà a combattere, porterà qualcosa e attaccherà sempre gli altri, considerando un qualcosa che deve bruciare all'inferno. Scusa Sì. Francesco, cos'è che dice che è con lui? Il bene è con noi. Olaf, per la verità, aveva accolto nel suo esercito solo truppe cristiane, contrassegnando inoltre i loro scudi con elmi con la croce, lanciando la parola d'ordine avanti, sempre avanti, combattenti di Cristo, che a me ricorda il motto del vescovo cattolico sotto Hitler, avanti, soldati cristiani, sulla via della vittoria, salvo che quello slogan non giovò più del secondo. Olaf sterminò praticamente mezza popolazione norvegese per imporre il cristianesimo. È la stessa cosa, no? Cioè, Se oh, sono 2000 anni, sai, che ci portiamo dietro sta roba, non so se. voi pensate che un generale dell'esercito americano dichiara fa Dio è la vera patria e le forze armate sono la sua casa, chiuse virgolette la citazione. E pensate appunto cosa succederà quando anche l'Europa si troverà ad avere classi politiche sempre più attente a questo che violando ogni volontà dei cittadini cercheranno di imporgli la vera libertà che loro concedono, che è quella della totale sottomissione ai comandamenti di Dio. E come verrà e come si comporteranno nei confronti di chi si rifiuterà di sottostare a queste belle leggi di Dio, a questi bei principi? Sicuramente l'Inquisizione non sarà solo qualcosa che si ricorderà nei libri di testo, ma rischiamo, se non fermiamo adesso, se non ci impegniamo in questo senso, di trovarci anche nel nostro futuro. Cioè, le guerre di religioni, bisogna imparare, non appartengono al passato, non appartengono a integralismi lontani da noi, appartengono a ogni monoteismo al di là del nome che abbia e in quale cultura sia inserito. E questo perciò è importante ricordarlo. Si combattono anche piccole battaglie, piccoli atti di coerenza, e i piccoli atti di coerenza possono essere importanti, come ad esempio andare a votare il 12 e 13 di giugno. Come farsi un'informazione, come capire quali sono lo scontro di civiltà che è in atto, perché ricordiamo, scontro di civiltà è una parola che è inflazionata, che è molto abusata, ma se in questo momento, e non sono soltanto io a sostenerlo, a dirlo, comunque è anche mia l'affermazione. Il referendum sulla fecondazione assistita rappresenta l'esempio di uno scontro di civiltà. Andate a capire cosa c'è dietro, le normative, qual è lo scopo, l'intenzione. Pensate cosa si può applicare con quei principi. Provate a estrapolare alcuni di quegli articoli e portarli in altre leggi e vedrete quale sarà la loro dimensione, quale sarà il loro sviluppo, quale sarà la loro normale evoluzione verso quella dell'Inquisizione. Perciò noi rischiamo concretamente di ritrovarsi fra breve in uno stato confessionale, in uno stato integralista, che non potremo certamente distinguere l'Italia dall'Arabia Saudita o dall'Iran. Sicuramente di questo passo i monoteisti raggiungeranno un accordo perché avranno bisogno di piegare chi si rifiuta di sottostare alla volontà di Dio. E d'altronde, lo dice la Bibbia, prendete quelli che non volevo che regnassero di loro e sgozzateli davanti a me. E questo è quello dell'annientamento delle persone o sgozzatori, come dice il cappellano dell'aeronautica militare americana: chi non è cristiano rinato brucerà l'inferno. E loro non è che sia un esempio, è un'indicazione concreta, per loro il rogo è sempre acceso nel loro cuore.
rimpiangono, soffrono di non poter più accendere i roghi nelle strade, nelle piazze, di non poter più bruciare la gente, ma il loro lavoro, il loro lavoro di apostolato, di missione, di evangelizzazione è legato a questo, a poter riaccendere i roghi. Mentre i cattolici stuprano bambini, mentre la Chiesa cattolica vorrebbe avere il diritto religioso di stuprare i bambini, abbiamo invece per contro una sentenza della Cassazione del 5 maggio 2005 che dice: è reato umiliare i figli per educarli. La Corte di Cassazione manda in soffitta i mezzi di correzione che non possono più intendersi come comportamento dannoso per un bambino soltanto sul piano fisico, ma anche su quello psicologico. Va dunque punito il genitore che denigra pensando di educare. La sesta sezione penale invita i magistrati a una più moderna interpretazione degli articoli del codice penale. Ripeto, la sesta sezione penale invita i magistrati a una più moderna interpretazione degli articoli del codice penale sull'abuso dei mezzi disciplinari e i maltrattamenti sui minori. I supremi giudici sanciscono: costituisce abuso anche il comportamento doloso attivo o omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a servizi psicologici un bambino. Questa è una sentenza della Corte di Cassazione. Allora, da un lato abbiamo le nostre corti civili, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, che stanno tentando di modernizzare, portare verso il futuro quelle che sono le regole sociali, e dall'altro lato abbiamo una guerra feroce impostata dalla Chiesa Cattolica per stuprare bambini, per impedire alle donne di usare il proprio corpo, per impedire agli uomini di affrontare con coraggio il futuro che gli viene incontro. Allora, da un lato abbiamo le istituzioni civili che ci stanno provando, cioè stanno facendo delle cose. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni religiose, la loro struttura mafiosa sul territorio, che sta tentando di fare il contrario. Questa è una guerra che è in corso fra strutture civili e strutture religiose cattoliche, ed è questo che è micidiale, cioè non ce ne rendiamo conto. Guarda che noi, per riuscire ad avere queste notizie, siamo costretti a ritagliare trafiletti di giornale. Non è che, cioè, questo articolo qua della Repubblica del 5 maggio è alto circa 10 centimetri, neanche 10 centimetri per 4, per cui siamo costretti effettivamente ad andare a leggersi le notizie positive all'interno di trafiletti. O le notizie di devastazione dei cattolici dobbiamo andare a raccoglierle nei trafiletti, mentre invece le notizie di propaganda di un sedicesimo le troviamo a tutta pagina, spesso in prima pagina, ma è solo propaganda, propaganda finalizzata alla distruzione dell'uomo, ed è una cosa veramente angosciante. Sì, beh, quello che ad esempio è divertente è come moltissimi intellettuali ad esempio non abbiano risposto sul discorso della libertà. Ma probabilmente se hanno risposto, e secondo me c'è nessuno che hanno risposto, i giornali non sono stati disposti a pubblicare le loro smentite, le loro dichiarazioni, il fatto stesso appunto che qualcuno diceva: ma Benedetto XVI sostiene che i 10 comandamenti sono la base della libertà, ha detto una grande idiozia. Esatto. In alcuni ambiti è stato detto, però la notizia della critica di qualcuno ha detto: ma Benedetto XVI non è certo il più autorevole per dichiarare cose della libertà, non l'avete certo trovata, perché come stiamo assistendo da sempre, il monoteismo ha intaccato ogni aspetto della vita, perché c'è una notizia che è uscita di recente che ha a che fare con la politica recente dell'Italia, in cui si parlava di svolte politiche fatte in Italia. Allora, la Repubblica ha riportato una notizia: i vescovi, Moro, il PSI, lettera sulla svolta. La forma denominata di centro-sinistra ha aperto il cuore di molti a tanta speranza. Così il vescovo di Torino, Gesta Domenico Melchiori, nel 1962, rispondendo a una lettera di Aldo Moro, allora segretario della Democrazia Cristiana, che aveva voluto consultare i vescovi italiani prima di varare l'alleanza col PSI. Un uomo politico, che era al vertice del partito di potenza assoluta, prima di fare una svolta politica chiede ai vescovi se la sua svolta è applicabile o non è applicabile. È certo che dopo, appunto, passati pochi anni, passati anche 40 anni, logicamente
la Chiesa Cattolica ha trovato sempre nuovi politici disposti a scendere a patti, a compromessi, a convertirsi o a riconvertirsi e a portare ad applicare le leggi. Di conseguenza, questa intromissione che c'è sempre stata non è stata più arginata, non è più esistita nessuna classe politica disposta a combattere in questo senso. Se lo stesso, se i grandi partiti hanno dichiarato di aver commesso l'errore nel tacere, nel silenziare la campagna sul referendum, alcuni senatori di alcuni partiti politici hanno detto che hanno fatto delle scelte sbagliate e che non hanno sbloccato la macchina referendaria, e hanno dichiarato che la campagna sull'informazione sui referendum è partita in ritardo per scelte politiche, ma di chi doveva sostenere addirittura il referendum, significa che la contaminazione politica fatta appunto dai clericali, fatta appunto dalla Chiesa Cattolica, dai cattolici e dai cristiani è ovunque. Ma non è un problema di spartizione di sedie, perché in fondo alla Chiesa Cattolica non interessa un sottosegretario o un ministro in più. Interessa che i principi cristiani monoteisti vengano introdotti appunto nella legge italiana. E una volta che sono introdotti, si andrà sempre più a tramutare la nostra Repubblica in una Repubblica sotto sovranità dei 10 comandamenti. E quando poi questi 10 comandamenti dovranno essere applicati, e quando dovranno essere sanzionate le violazioni, sappiamo benissimo a cosa si porterà questo. Ricordatevi che i 10 comandamenti non si applicano al Dio dei cristiani. Qui il Dio dei cristiani non è mica l'uno di Plotino. Gli regala gli altri. Non è l'uno, l'essere buono, l'intelligenza che genera la vita. Cioè, quella è l'idea di Plotino. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che si vanta di aver annientato l'umanità col diluvio universale, è quello che ammazza tutti i primogeniti egiziani perché a lui gli va così, è quello che si compiace di sgozzare la gente al fiume Cison, è quello che fa sbattere le teste dei bambini di Babilonia contro le pietre. Cioè, questo è il Dio dei cristiani. Non stiamo parlando dell'uno, del sommo bene o dell'intelligenza di Plotino. Quello è un altro uno, è un altro assoluto, che non ha niente a che vedere col Dio dei cristiani. Sia chiaro questo, a ognuno il suo. E mettiamo anche i paletti, sia chiaro su questo. Nella trasmissione di questa sera, dalle 19 alle 20, ho un articolo continuerò il discorso sulla sospensione del dialogo interno, e vi parlerò anche di un articolo che c'è sulla Repubblica, che guarda caso non parla di 5 sensi, parla di 21 sensi, parla delle sensazioni che sono infinite e il cervello che le seleziona e le limita. Sono discorsi che facciamo col Crogiolo dello Stregone, sono discorsi che vengono fatti fin dal libro dell'Anticristo, ancora oltre 20 anni fa ormai. Oh, sono passati 20 anni! Da quando ho scritto il libro dell'Anticristo sono passati 20 anni, Francesco. Lo scorso giovedì hai festeggiato il compleanno facendo bagordi, divertendoti, e di conseguenza... adesso festeggerai il ventennale, insomma. Devo fare bagordi ancora. Vabbè, è una tua scelta di quello che vorrai fare, appunto. Cosa vuoi organizzare la festa per il ventennale? Vuol dire che porterò una bottiglia di Picolit agli amici Asatru del Belgio. Allora lo festeggi in Belgio, insomma, dai. No, effettivamente l'appuntamento del Belgio penso che sia uno dei più grossi appuntamenti dell'anno, anche perché il prossimo anno si dovrebbe organizzare in India, ma non vedo molto bene la situazione. Cioè, noi sicuramente non ci andiamo, perché non è possibile, almeno non abbiamo la forza. Però se qualcuno dovesse avere la forza per andarci, naturalmente avrà le deleghe. Questo chiaramente sarà un'ottima cosa, però bisogna avvisare molto per tempo, questo sì. Beh, d'altronde vedi, già ti dimostra che l'India è un grande, è un subcontinente indiano, giustamente. È molto importante proprio perché lo scontro tra i monoteismi è fortissimo, cioè nel senso che la guerra tra la visione di chi è radicata nel territorio, nella cultura, nella storia, e di missionari cristiani e musulmani che vogliono uniformare tutte le culture, che vogliono annientare la società, che vogliono imporre delle leggi assurde,
sai, è fortissima. Difatti anche alcuni partiti indiani hanno fatto delle campagne chiaramente per cercare di fermare i missionari, proprio perché fanno danni enormi. D'altronde il fatto stesso che un tipaccio come Madre Teresa di Calcutta, per definire un tipaccio, avesse scelto l'India, era non tanto perché ci fossero molti poveri da aiutare, ma perché si rendeva conto che era una terra di missione molto promettente. Ma il problema che stanno ponendo l'India e la Cina a livello mondiale è un problema che è molto pesante per l'Occidente, e l'Occidente non sa come affrontarlo. E questo il problema che pone l'India, che pone la Cina, è proprio dovuto a una questione religiosa, cioè proprio la capacità diversa di approccio che hanno le persone nell'affrontare i problemi, nell'affrontare le tematiche della vita. Voi pensate che in questo momento la Corte Suprema degli Stati Uniti sta discutendo sui 10 comandamenti nelle sue leggi, nel sistema giuridico, e che né all'India né alla Cina passerebbe mai di testa una roba del genere? Cioè, è una cosa veramente aberrante, però... Oh. Sì, beh, infatti è importante comprendere proprio quello che succede, cioè nel senso che, sai, la discussione sul sesso degli angeli è una battuta, ma in realtà per i monoteisti sono capaci di portare le società a discutere di tematiche che sono assurde per sempre, proprio perché vogliono distrarre l'attenzione delle persone sulla realtà che li attorno, cioè, sull'ambiente in cui vivono. Costantino organizzò il concilio di Nicea perché non ne poteva più. Cioè, sti qua, i cristiani si prendevano a botte per strada, per Dio era Gesù era uomo, era anche Dio, no, era Dio che si è fatto uomo. Sti qua si bastonavano per strada, si ammazzavano. C'è stato costretto a organizzare il concilio di Nicea perché non ne poteva più. Cioè, non si era mai visto nella storia dell'impero romano che gente si ammazzasse per queste cazzate. Cioè, non si era mai visto una roba del genere. Sai, beh, poi hanno capito che era più divertente di uccidere gli altri, di conseguenza hanno utilizzato come arma per inebetire, per sconvolgere la psiche, l'anima, il cuore delle persone, la teologia, perché pensate quante persone hanno sprecato energie e la loro vita a discutere di temi teologici che erano totalmente fantasiosi, che rasentavano la fantascienza, la peggiore fantascienza, quando non erano attenti alla loro realtà. Insomma, alcune volte qualcuno ha ricordato, e questo referendum ne ha dato una dimostrazione, tutte le problematiche che la Chiesa Cattolica ha usato nel passato sul corso, ad esempio, della masturbazione. Cioè, nell'antichità era un problema che nessuno si sarebbe posto. Eppure, siccome si rendevano conto che era una dimostrazione dell'indipendenza delle persone, i monoteisti hanno fatto anche questo. Qualcuno dice giustamente che la legge sulla fecondazione assistita è originata da questo concetto dell'uso dello sperma, dal fatto della campagna contro la masturbazione, ma è la realtà. Se volessimo fare un passo indietro, sicuramente se dovessero vincere sul discorso della fecondazione assistita andrebbero a porre anche il divieto di masturbazione, proprio perché il salto è analogo, perché qualcuno ha fatto la battuta, ha detto: se alla fine i genitori sono degli ovuli di spermatozoi, uno che si masturba commette veramente un macello, e di conseguenza gli danno anche l'ergastolo. Sai quanti genitori sono morti? Non è una battuta gratis. Cioè, tutti gli sforzi che ha fatto la psicanalisi, la psicologia per riuscire a capire l'uomo e la trasformazione emozionale dell'uomo, loro cercano di farla sparire. Insomma, d'altronde stanno creando ignoranza a tutto spiano in maniera pesantissima. Va bene, Francesco. Vuoi che facciamo partire le telefonate? Va bene, dai. 049 700 700 e 049 700 838 per telefonare. Allora. Sì, adesso i telefoni sono riattaccati, perciò sì. Ce la possibile. Niente, c'è un'altra polemica ancora che è sempre stata lanciata da questo Ratzinger, che è quella dei negozi chiusi la domenica. Pronto? Ciao! Ciao. Bene? Tutto bene. Hai visto l'Espresso? Quale? Del giorno 24. Che dice? Cioè, niente, dice che Ratzinger qua è sotto processo. Un attimo, dove l'ho messo? Come solito perdo tutto. Ma cosa, la notizia sui giornali di Cristo? No, è stato accusato, siccome che
Ma sì, se un prete, un massie, è stato accusato da 8 seminaristi, no? Sì, ma sì, è quelli regionali di Cristo, sì. Sì, sì, l'ho visto questo, ma ci sono molte giustificazioni per Ratzinger su quell'articolo. Perché nel senso si dice che sì, è vero, hanno ammesso tutto a tacere per ordine in realtà di Wojtyla, che perché Marsier era amico di Wojtyla, e lui per cominciare la sua campagna promozionale ed essere eletto Papa ha ritirato fuori tutti quei fascicoli che sarebbero andati in prescrizione. Per cui era soltanto una scenata, perché in realtà quei fascicoli li ha occultati lui. Una buttata, insomma, per far vedere che, capisci, dopo verranno insabbiati. Sì, ma non c'è problema, anche perché se a Chiesa Cattolica gli levi l'attività di pederastia, Chiesa Cattolica chiude. Chiude. Perché è quella che... Cioè, è lo strumento di repressione, repressione della mente del bambino. No? Sì, renderlo dipendente da un'idea a priori che viene posta a monte del proprio pensiero. Esatto. Si chiama manipolazione mentale, o lavaggio del cervello, se vuoi, lo stesso. Sì, fisico. Lavaggio del carattere. Sì, sì. Ecco. Bene. Sì, beh, che il giorno 24, è l'ultimo qua. L'ho visto allora, è l'articolo che avevo visto. Sì. Ma ti dirò che quell'articolo è venuto fuori perché già erano venuti fuori degli altri articoli, perché il Guardian inglesi hanno tirato fuori questa storia e fatalità nell'articolo del Guardian. Oltre all'articolo del Guardian c'era anche i riferimenti a questi 8 personaggi che chiamavano Marcel, oltretutto non sono 8 persone qualunque, cioè sono tutti docenti, quasi tutti docenti universitari. Niente, non trovo niente. Non credo, ne ho parlato, niente, ma... comunque quello è, comunque era quello, sì. Sono tre pagine. Sì, quello. Fa vedere appunto Massie che è in ginocchio del Papa e dopo tre fotografie di questi legionari, appunto. Sì, ma no, non so se sia per questo o per casi del genere, ma io so che sto diventando un fenomeno in America Latina. Fra Perù, Messico e Cile ci sono decine e decine di visite ai miei siti. Cioè, la roba, arrivano veramente con i Google nazionali, no? Per cui si riesce a vedere. Sì, ma questo qui è ancora una punta di un iceberg. Chissà sotto, cioè quando... Beh, anche quanto fanno per tenere silenziata la notizia della pedofilia, perché sai, per 3 sacerdoti che vengono denunciati ed arrestati, quanti sono stati protetti, anche perché io penso che li abbiano messi proprio perché il fenomeno è così diffuso che qualcuno deve pur prenderlo. Il fenomeno del seminario di Vienna, seminario austriaco, dà proprio una dimostrazione della quantità e della vastità del fenomeno della pedofilia all'interno dei preti. Cioè, quello era un seminario che formava i preti. È vero che alcuni seminaristi hanno denunciato la faccenda, no? Cioè delle violenze subite, però c'era una rete di omertà all'interno che era spaventosa. L'ho trovato. L'ho trovato, eccolo qua, dunque, il Santissimo Peccatore. Sì, oltretutto vogliono beatificare anche sua madre di Marsella. Cioè... Dunque leggo solo gli articoli in grassetto. Sì. Dunque, il Santissimo Peccatore, l'apertura di un processo canonico contro il fondatore dell'ordine. È un'accusa infamante, abusi sessuali di Sandro Magister. Sì, Magister. Dopo c'è 8 denuncianti affermano che negli anni 50-60 padre Massiele avrebbe approfittato di loro all'epoca di tutti i giovani seminaristi. E qua vedi le fotografie, appunto, che c'è Massiele con il padre Wojtyla e gli dà la mano, no, sopra la testa, sopra il capo, no, come dire. Poi vedi i seminaristi qua, sono tre facciate. Sì, poi c'è una scaletta della sua
della sua carriera praticamente, comunque, no? 20 decimali. Sì, sì, comunque quell'articolo è un tentativo di dissociare quello che è le decisioni di Ratzinger dalle decisioni di Wojtyla. In pratica Ratzinger vorrebbe passare come quello che si è occupato per reprimere la pederastia, mentre Wojtyla era quello che l'appoggiava. Cioè, questo è notorio, insomma, anche sì, i discorsi che aveva fatto Wojtyla a Vienna sono molto chiari, insomma. Comunque è una cosa interna loro, No, no, beh, loro se la giocano internamente, il problema è che i bambini sono dei soggetti sociali, esatto, e sono un patrimonio della società, esatto, e questi stanno distruggendo il patrimonio sociale. Ecco qua, vedi, prima di essere eletto Papa, Ratzinger ha ordinato di riaprire il fascicolo con le accuse dei leader dei regionali. Dei legionari. Sì, sì, la campagna di elezione era già aperta, ma dopo sappiamo... Qua se vuoi te lo scrivo, cioè ti dico, c'è la scaletta dal 20 al 10 marzo, Marcial de Goyado, nasce a Coppia della Paz in Messico, dopo ben passa, Dunque nel 41, dopo aver girovagato per un seminario all'altro, il 3 gennaio a Città di Messico, crea una propria scuola in locali presi in affitto, lo seguono 13 ragazzi tra gli 11 e 14 anni, questo è considerato l'atto di fondazione dei futuri legionari di Cristo. Dopo vediamo qua. Sì, ma esistono un'infinità di strutture, appunto, di sacerdoti finalizzate a mantenere buono il gregge, amministrarlo, condurlo all'interno dell'ovile, perciò insomma i legionari di Cristo sono fra le tante realtà che la Chiesa Cattolica ha sempre fatto. Poi ci sono i cappuccini, ci sono i salesiani. Vi ricordo un'altra cosa che è stata anche silenziata, che i carabinieri o la polizia mise delle telecamere nei corridoi di una scuola salesiana e li ha beccati alcuni, per cui in realtà i casi sono effettivamente tanti, pesanti e ripetuti in continuazione. Cioè, è una cosa veramente allucinante. Sì, il fatto appunto degli arresti di pedofilia è una roba, un continuo, cioè proprio non si è mai interrotto, non è che sia in una certa fase storica, in un certo momento, in realtà è uno stilicidio, c'è una continuità. Dunque, e poi appunto c'erano sempre maggiori appunto sacerdoti arrestati. Nel 56, a motivo di nuove accuse, il Vaticano lo esautora e sottopone i legionari a un'inchiesta. Maciel la chiamerà la grande benedizione, tra virgolette, cioè la grande benedizione. In febbraio del 59 è assolto e reintegrato alla testa dell'ordine. Nel 98 otto ex legionari depositano in Vaticano hanno una denuncia contro Maciel per abusi sessuali commessi su di loro negli anni 50 e 60. Nel 2004 la Congregazione per la Dottrina della Fede riapre il fascicolo delle accuse e avvia un'indagine preliminare al processo il 23 gennaio. Sì, beh, anche questo è un modo per nascondere le cose, cioè fare le indagini e portarle avanti all'infinito è un modo per nascondere le cose, capisce? Occultarle. Tecniche che servono per il fumo negli occhi a chi non vuol vedere. Sì, beh, quando si deve fare una campagna pubblicitaria si è disposto a tutto, insomma. Poi ti dicono, ma io ho indagato, ho mantenuto 8 anni un fascicolo senza mai chiuderlo, però io ho indagato, io ogni tanto chiedevo informazioni, però per 8 anni ho tenuto quel fascicolo. Ci sono alcuni magistrati qui a Venezia che sono dei professionisti in questo, ne conosco uno in particolare. Comunque, abbiamo sempre dei conti in sospeso con i magistrati qui di Venezia, personalmente. Comunque, ecco qua, l'ho trovato e... Sì. Ecco qua. Vabbè. Tutto qua. Bene. Grazie. Bene. Ciao Ivano. Ciao Ivano, buona giornata. Ciao. Sì, beh, la pedofilia, finché esisterà la Chiesa Cattolica, finché esisterà il cristianesimo, sarà sempre un aspetto dominante. D'altronde viene dalla predicazione di Cristo. Uno che imita Cristo è potenzialmente sempre viene un pedofilo. Ancora di più, cioè è vero che nella predicazione di Gesù Cristo che c'è la pedofilia ed è pesantissima, ma in realtà fu un progetto messo a punto dagli esuli, dai deportati a Babilonia, dai cosiddetti profeti di Israele. C'è questo che è la cosa che mi ha sconvolto ultimamente di aver scoperto. Pronto? Ciao! Sto sapendo, dopo chi capi i casi interpreti che aveva del tempo da
da dedicare anche oltre a spiritualità, ai casi. Ma cosa è spiritualità per loro? No, ma è il Papa, noi, visto che lei è il suo responsabile. Suo capo, ma, Fino a voi sentito, che dica niente, vero? Dica niente, vero? No, perché adesso tutti qui che va a farsi benedire tutte le domeniche, comincerei a mettermi in dubbio, perché se questi qua, i Varda e foto dei putei con di passo e particolari che non è facile dire da quello che hai detto. Sì, sì, infatti hanno molto anche... Cioè, è difficile accesso, perché bisogna proprio che si andare in cerca. Eh beh, ovvio. E magari erano anche dei fornitori, attenzione, perché a un certo punto si dice che uno aveva scaricato in CD per poterseli rivendere. Dopo è il giro di te, e viene il Signore e dice di infinite, fate conto quelli di preti che se guardino. Cioè, a questo punto qua, non che sei una presa del suo capo supremo, e dopo che dovrebbe essere anche a livello, come se vuol dire, istituzionale, qualcuno che dice se è percentuale e azione più dell'1,5%. Qua bisognerebbe fare, sai, cioè, come chi fa per le tette delle femmine e vedere se ha il tumore? Devi chiappali tutti sotto e dire, sai che mio cuore è idoneo, vai insomma, gente? Perché se no vuol dire che te sei in concorso, perché qua, questi qua continua a predicare e imporre a gente di credere senza vedere. Sì. Ora che sei devastante, perché dopo ti senti a gente, mico ho letto questo e del giornale qua, ho letto quello e sinistro. Da dove sei partito? Da credere. Credere senza vedere e farsi una sua propria convinzione sui fatti. È devastante a livello democratico. E questo è il disastro che c'è, perché adesso che c'è un problema enorme a livello economico, ma la gente si schiera chi da una parte o chi da che altra, ma chi che dica idee, che si possa confrontare e vedere qual è che sia migliore, panagene fuori. Non esiste. No, non perché esiste. Perché se io su elezione ha vinto questo o che altro, ma qual era il programma migliore? Ti fai un sondaggio, mi non so, mi sono di destra o di sinistra? Sì, è vero. Questo è il disastro, ragazzi. Gli ha distrutto la capacità mentale delle persone. Vabbè. Ciao. No, in effetti ci sono parecchi problemi anche di capacità di leggere la realtà. Purtroppo noi viviamo una dislessia, diciamo così, in quanto sarebbe un sistema sociale dovrebbe essere retto dalla ragione, cioè nel senso che ogni azione dovrebbe avere una giustificazione, una sua rappresentazione. E invece vediamo come si cerca di giocare sulle emozioni proprio per fregare le persone, cioè impedirle proprio di usare la ragione. Noi che pratichiamo stregoneria sappiamo benissimo la relazione che c'è fra ragione ed emozione, e sappiamo che le emozioni in realtà sono quelle che dopo muovono le azioni, ma se non c'è una ragione che va a dire perché vengono fatte quelle azioni, allora siamo quasi alla follia, insomma. E purtroppo noi siamo in una situazione dove non ci chiediamo perché le cose succedono. Questa è la sua gravità. Sì, ma il problema è sempre che noi nella nostra realtà monoteista pensiamo sempre in maniera teologica, cioè in maniera folle. Pensare di parlare con logica, con senso delle cose non esiste assolutamente. D'altronde il problema stesso della fede, di principi che qualcuno avrebbe dettato che devono essere portati alla società, della dimostrazione dell'inconsistenza di certe tematiche. Cioè il fatto stesso che si chieda obbedienza, fedeltà e di dimostrare questa obbedienza è chiaramente un progetto, una modalità di costruire una certa società in cui le individualità non si possono manifestare. Pronto? Pronto? Sì? Sì? Raffaello, buona giornata. Ciao. Buona giornata. Sì, sono appena tornato da Milano, che oggi sono andato a Milano e vi sto ascoltando. Prima ho avuto occasione, per mia disgrazia, di sentire per Radio Radicale una conferenza con Giuliano Ferrara. Poi diceva che lui era un laico e che comunque che sconsigliava di votare al referendum. Ma c'aveva un modo di parlare che era peggio di un cattolico, cioè tutti i dogmi dei cattolici li ha tirati fuori. Per me è profondamente cattolico nell'anima quell'essere lì, e c'è poco da essere contenti. Comunque ho paura un po' perché penso che le astensioni avranno tanto seguito.
Questo staremo a vedere. Comunque le battaglie eventualmente si combattono. Certo. E se poi si perdono sarà per la prossima, cioè non vale la pena di arrendersi in ogni caso. Chiaro. Così è. Sì, ma comunque tutto questo non è un problema, cioè nel senso che purtroppo noi abbiamo sempre una classe politica molto asservita alla volontà della Chiesa e i corsi cristiani. Basta pensare ad esempio un Presidente della Repubblica sempre pronto a ricordare i diritti e doveri dei cittadini, questa volta tace sul discorso che i cittadini dovrebbero esercitare il loro diritto e dover di andare a votare, tace. Estremamente tace, come tacciono tutte quante le autorità politiche a cominciare dal Presidente. Non è una bella situazione, sì. Mi ha impressionato tantissimo che Giuliano Ferrara si metteva in sintonia e sottolineava che lui era in sintonia col nuovo Papa. Sì, sì, ma indubbiamente. Marcello Pera, Presidente del Senato. Applausi a scena aperta, ovviamente. Sì, una sì, ma cosa allucinante proprio. Sì, proprio così. Beh, l'integralismo è sempre più montante, sempre più diffuso. Non solo l'integralismo è diffuso, ma trova anche dei buoni servitori. Beh, gente che appunto pensa, sai, di guadagnare punti, di diventare dei domenicani, dei cani del Signore, purtroppo esiste nella nostra cultura, invece di diventare delle grandi persone che sono capaci di essere autonomi, indipendenti, c'è chi ha la virtù dell'obbedienza. E questo referendum è un tentativo di ottenere appunto l'obbedienza delle persone e che devono dimostrare la loro obbedienza. Se un Giulio Andreotti ha detto mi devo inchinare di fronte a quello che chiede la Chiesa da me, se devo fare un nuovo politico di questo genere significa che proprio la volontà di dominio è accentuata. Poi come ha fatto Benedetto XVI che dice che il fondamento della libertà sono i 10 comandamenti e nessuno passa a criticare una fase del genere dalla dimostrazione della volontà di servilismo che esiste verso la menzogna del monoteismo. Va bene. Va bene, grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Ragazzi, ciao. Sì, beh, non bisogna certo preoccuparsi, cioè nel senso che è una battaglia importante, è una battaglia fondamentale, ma il fatto stesso che lo stesso Cardinale Ruini abbia dichiarato che se il referendum dovrebbe riuscire, i cattolici devono passare all'obiezione di coscienza, dimostra che cominciano a percepire un qualcosa che potrebbe andare contro le loro intenzioni, che qualcuno smetta e non voglia più essere considerato pecora e componente di un gregge, ma che voglia essere considerato come individuo capace di essere autosufficiente e si difende. Uscì un nuovo libro di Laura Rangoni, della Xenia, I luoghi magici del mondo. Sì, lo so che ne stavo studiando perché aveva chiesto informazioni sui boschi sacri. Un altro di Friedrich Otto, Le muse e l'origine divina della parola e del canto. La casa editrice? La Fazi. La Fazi. Sì. E dopo di Massimo. Aveva pubblicato anche Il volto degli dèi, La Fazi. Sì. E dopo di Massimo Centini, La magia primitiva, della Xenia, sempre. E dopo non so se qua, la figura dell'umano, le rappresentazioni dell'antropologia, Gesè, Affergan, Borutti, Calame, Fabietti, Filani e Remotti, è un potpourri insomma di autori. E dopo la riscoperta della mente di Senza S finale. Comunque è uscito quello sulle muse di Walter Otto in italiano, finalmente era anche ora che uscisse, insomma dai. E dopo il mistero della Lef di Amir Axel e della Net, comunque tutti tascabili comunque da pochi, 6 euro, sì, sì. Insomma, sono abbastanza. Comunque di Laura Rangoni, Luoghi magici del mondo e quello di Otto è molto. Tra l'altro è sempre un autore meritevole e che dovrebbe essere letto con attenzione. Sì. D'accordo. Bene. Ok, ciao Ivano. Ciao Ivano. Beh, questa è un'indicazione importante, insomma, che almeno alcune case editrici coraggiose pubblicano testi che sono importanti, insomma, non con l'inflazione che c'è stata sulle opere, sulla morte del Pulcinella di Roma, insomma, questo è importante. Sì, beh, ma le cose, secondo me le cose stanno cambiando molto più velocemente di quanto si pensasse, perché già la decisione dell'Europa di non mettere il cristianesimo alla base della sua formazione è già stata un'operazione molto grossa. Pronto? Ciao,
Ciao Claudio. Ciao. Ciao. Finalmente riesco a parlare con voi. È un'impresa quanto ardua e difficile, però oggi comunque ci sono riuscita. Come state voi? Bene. Benissimo. Sempre benissimo. No, io volevo fare una considerazione, un mio pensiero. Ma com'è possibile? Mi sentite voi? Sì, sì, perfetto. Io devo fare qualcosa? No, no, niente, vai tranquilla. Dico, no, pensavo, ma com'è possibile per una di genere femminile aderire a una filosofia che ha da sempre, che l'ha da sempre demonizzata? Cioè, la donna più di tutto è stata trattata atrocemente da questi... da questo genere di sindrome di Stoccolma, di monoteismo, ma anche quello musulmano, anche quello ebraico. Ma avete mai letto, sono state mai lette quelle agghiaccianti storie, quelle testimonianze, non so, quelle che trattano alla monacazione forzata? È stato trattato da vari scrittori, da Diderot, dal Manzoni della monaca di Monza, dalla Ildegonda. Beh, basta passare il libro in quel libro dentro il, dentro il convento. Se non mi parli nel telefono. C'è il libro dentro il convento, ad esempio. C'è il libro dentro il convento. C'è un libro che parla dell'esperienza delle suore. L'esperienza di suore dentro il convento. Si chiama Dentro il convento. Chi è l'autore? È un libro collettivo che è uscito da molti anni fa, che parla della condizione di alcune donne che sono entrate. Di chi è la casa editrice? L'ultima edizione era della Tullio Pironti. Cosa? L'editore era di Tullio Pironti. Tullio Pironti? Sì. Storia del convento. Cosa? Era storia dentro il convento. Dentro il convento della storia di Tullio Pironti. Il che è la casa editrice. Casa editrice. Scrivo. No, poi c'è sì, è interessante l'argomento. Non so perché per esempio, non so, anche i misteri del chiostro napoletano, della Percotto, la cultrice nuziale, poi anche i leopardi nel parco, certo, di Baldone, di una povera monaca di Osimo che si uccise per essere stata costretta a farsi religiosa gettandosi da una finestra del monastero, sì, di Recanati. E poi c'è stato quel pittore Tofano che aveva rappresentato per il centenario dantesco una suora rinchiusa giovane in un chiostro napoletano. Certo. No, ma è Barbara Ubrich, Melitana Scarsa, che era stata scoperta pazza nella cella di un convento vicino a Cracovia in Polonia, dove era stata rinchiuso nel 1840. L'ultima che ho visto, che ho letto, che questa tragedia è la storia della Capinera del Verga, che parla di questa Maria avviata dal padre al convento, sebbene fosse proibito dalla legge del 1867, purtroppo ostentava a scomparire in Sicilia per le ragazze prive di... Quello che è interessante è che è stato proprio Napoleone, esatto, a proibire queste pratiche, sistema feudale. Infatti. Perché, però, diciamo che grazie al codice Napoleone, che era sparita, per esempio, nel Veneto, questa triste, infatti, giudicare queste donne, però diceva che durava il barbaro costume di educare le donne alla Francesca, clausura. Francesca, devo buttare giù il telefono. Cosa? Devo buttare giù il telefono. Perché? C'ho il vise. Hai il vise? Sì, ho finito la trasmissione. Allora, io volevo farvi una domanda, ve la faccio la prossima volta, riguardo tutto quello che vi ho... Sì, e devi metterti in linea la prossima volta. Perché queste cose, queste storie mi angosciano così tanto, continuo a leggerle, non finisco pace, neanche come se dovesse
riparare ad antichi torti subiti? Forse perché mi angosciano questi forse perché anziché identificarti col torturatore ti identifichi con le vittime e ne senti il dolore. Succede spesso alle persone, di identificarsi non tanto con l'arrivano i nostri, ma con i poveracci che vengono massacrati. Qualche volta succede. Sai, noi quando eravamo ragazzini ci identificavamo con gli indiani, anche se gli indiani erano brutti, cattivi e selvaggi. Sì. Nonostante, perché? Perché c'era un'affinità fra noi e il mondo. Si chiama pietas o pietas, cioè la capacità di essere attenti al mondo, di sentire anche il dolore del mondo. Sì, e spesso quando c'è vicino lo sentiamo di più. C'è questo, ma anche qualcos'altro, comunque c'è questo senz'altro, quello che dici, sono d'accordo con te, per l'identificazione e per il dolore che si sente, però c'è qualcosa di più in questa mia ricerca dove viene trattato questo argomento. E volevo anche andare, comunque devo mettere... Sì, perché se no non posso più andare avanti. Datemi spazio la prossima. Va bene, d'accordo. Ciao. Niente, chiudo qui la trasmissione velocissimamente, vi do appuntamento per le ore 19, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.